preferisce nella vita? Quando esco di casa sono Norma Jean. Marilyn non esiste. Non esiste. Ho deciso di utilizzare tutta la mia rabbia per dimostrare al mondo che Marilyn Monroe non muore. No, caro dottore, stai tranquillo, Marilyn Monroe non muore. Il dottor Freud dice che i sogni sono la via regia per l'inconscio. Ti metterò i miei sogni sul nastro. Ok, dottor Grinson, tu sei il più grande psichiatra del mondo, dimmi la verità. Marilyn Monroe ha inventato un metodo importante per rivoluzionare la psicanalisi? Tu sei l'unica persona a cui non ho mai detto una bugia. Ne mai lo farò. È divertente. Io, che sono tua paziente, ti chiedo di essere paziente. Essere paziente o essere un paziente? Oh sì, i sogni. No, non mi dà fastidio, ma... penso che una cosa del genere potrebbe condurre una persona alla follia. Oh, follia, mi fa pensare a mia madre. Io non voglio fare libere associazioni su di lei in questo momento, no? Forse potresti pubblicare un articolo su una rivista scientifica. Ad ogni modo, in sei hanno risposto Marilyn Monroe. Gli altri tre hanno fatto dei nomi che adesso non mi ricordo. Qualcuno mi ama là fuori. Qualcuno mi ama veramente. Non avevo mai conosciuto un uomo come lui. Era pieno di fascino e di calore umano. E morì improvvisamente. Prima di poter mantenere la sua promessa di mettermi nel testamento. C'è la vita. Quando Clark Gable morì, piansi per 2 giorni di fila. Non riuscivo a mangiare o a dormire. Mi è stato di conforto sapere che così lo avrei fatto ridere. Era un vero stronzo, era superficiale, no, non è questa la parola giusta, era presuntuoso, arrogante, snob, altezzoso e forse anche un po' antisemita. Marilyn, se studi Cooley molto più intensamente di quanto tu abbia mai fatto e impari le tecniche di base, vieni da me e ti insegnerò a renderlo vero. Ma dopo che mi avrai guarita, forse potresti adottarmi. Potresti farlo, no? Credo di stare diventando paranoica. Paranoica.
Non so bene di cosa, ma ho paura. Oppure penso di essere parte di un complotto o di essere nella vittima, non lo so, non lo so, non lo so, scusami, non lo so. Persone che tramano le mie spalle, persone amiche anche. E allora mi prende la paura, non so più di chi fidarmi, ho paura, ho paura. Scusami, qualcuno riderà, lo so. È che tu credi di essere vera, ma ci sono delle volte in cui pensi di essere diventata quasi pazza, ma non sei completamente pazza, è davvero. Cerchi la verità dentro te stessa ed è dura, è veramente molto dura. Ma che cosa sto dicendo? Ma come faccio ad essere ancora così stupida, stupida e ipocrita con me stessa? Stupida, stupida, Marilyn! La verità, dottore! È Milton che ha scritto: le persone felici non sono mai nate. Beh, dottore, forse questa notte sta nascendo la prima. I'm sorry.